In questo video ti spiegherò come accendere la luce quando si apre l'anta e per farlo userò questo dispositivo qua, che non è nient'altro che un fine corsa. In questi giorni mi sono procurato un po' di materiale e ho quei due scontrini qua e ho speso poco più di 30 euro, tra cui alimentatore, striscia LED, scatolina e oltre a questo userò anche cose che avevo già di recupero. E oltretutto ho anche questo neon qua che avevo recuperato, dunque questo è gratis, è datato, ma tanto per farmi la luce sopra il tavolo da lavoro non mi interessa che sia bello. Direi che per prima cosa metterò la striscia LED tutta qui sul contorno interno per far sì che la luce non sia fastidiosa, ma sia qui. Qui ovviamente ci andrò sopra il banco, dunque non si vedrà più niente, però questa striscia LED è 220 volt. Mentre i fine corsa che metterò li voglio tenere a 24 volt, così siccome saranno in quella posizione qua, se per sbaglio lo tocco non prendo la scossa. O meglio, la prendo ma non la sento. L'effetto è questo, poi comunque quando ci andrà sopra il tavolo sarà molto più concentrato verso qua dentro. Poi ovviamente qua chiuderò, dunque ci sarà una bella luce, presumo. Ora ragazzi è il momento di montare i fine corsa e li metterò in quella zona qua, uno di qui e uno di là. Ovviamente la striscia LED è una sola, dunque che apro l'anta di qua o che apro l'anta di là, lei si accenderà, ma questo non mi interessa. Primo montato e ora vi spiego anche perché non è proprio dritto al tubolare di ferro. Se l'avessi messo dritto nel chiudere lo sportello, la rotellina non sarebbe entrata tutta e di conseguenza mi avrebbe dato fastidio, non mi avrebbe fatto chiudere tutto lo sportello. Faccio la stessa identica cosa anche di là e noi ci vediamo al prossimo frame. I due fine corsa montati e fin qui tutto liscio. Ora arriva il momento di iniziare a cablare tutto il sistema di fili. Per rendervela semplice vi faccio un disegnino che ve lo metterò in sovraimpressione per farvi capire tutto. Perché se vi facessi vedere la scatola probabilmente non si capirebbe molto, mentre secondo me sul disegno è molto più chiaro. Per riuscire in questa creazione devo comandare un relè con il mio fine corsa. Dunque, quando questo verrà schiacciato, dovrò far eccitare la bobina di questo relè, che di conseguenza mi farà, tramite i suoi contatti, scambiandoli, mi farà accendere la striscia LED. Dunque, a questo farò in pratica un entra esce per far arrivare i 24 volt alla bobina. Comunque poi capirete meglio. Prima di tutto direi di montare questa scatola qui dietro, che sarà il cuore del mio banco da lavoro. E qui ci andrò a montare il relè. E ora la mia scatola la fisso direttamente qui al centro. Per la bolla mi affido all'occhio. Scatola fissata, posso mettere il primo componente. Ora qui farò due fori o un foro grosso per entrare con i miei cavetti, tra cui anche questo della striscia LED. Ah, ma c'è la spina, adesso come faccio? Beh, semplice, stacco da qua. E ora porterò due fili qui e due fili qui, per poi passare qua sopra, metterò una canalina ovviamente, anche qui, ed entrerò nella scatola. Non so se si riesce a leggere, comunque questo è il comune, questo è l'NO e questo è il normalmente chiuso. Per riuscire a capire che contatto devo usare, appoggerò il primo puntale sul comune e l'altro su quello in parte. In condizione di riposo fa passare corrente e in condizione di lavoro, diciamo quando è schiacciato, non fa passare. Dunque io dovrò usare il normalmente chiuso perché in questa condizione che non sto toccando il fine corsa vuol dire che lo sportello è aperto, dunque deve passare. Ora in 2 secondi preparo i cavi, voi restate sintonizzati. Nel frattempo mettete like, iscrivetevi e scrivetemi nei commenti se secondo voi è un po' troppo esagerato fare questo per un tavolo da lavoro. Ho appena collegato i due sensori e fatto entrare i fili dalla mia scatola. Ok ragazzi, ora non sto lì a farvi vedere passo dopo passo mentre collego tutto, ma vi faccio vedere alla fine. Wow, ho appena finito il lavoro, sono esaltatissimo. Comunque è tutto quel miscuglio qui dei cavi, ora vi faccio vedere come funziona, ma non è finita qua perché in questo video monterò anche gli sportelli ed è una cosa che non potete perdervi assolutamente. Così si spegne e così si accende. Qui sotto posso toccare perché la scossa non la prendo. Ho le dita direttamente dove appoggiano i cavi perché qui è bassa tensione.
Sono riuscito a recuperare una lamiera che fortunatamente mi hanno regalato, dunque mi è costata zero. Non è bellissima, è un po' arrugginita, c'è un po' di buchi, ma comunque vedrò di sistemarla. Male che vada, la lascerò così, che comunque è un tavolo da lavoro, bisogna tenerlo a mente. Detto questo, vado fuori, taglio due pezzi col flessibile e poi vi mostro il fissaggio. Ed ecco le due lamiere. Ora, con delle cerniere, mi fisserò qui. Le cerniere che userò sono queste, ve le avevo mostrate qualche video fa. Le fisserò qui, così mi sarà bello aderente il più possibile al mio tavolo e mi farà intervenire il fine corsa. Ora che mi sono fatto un'idea di dove voglio mettere le cerniere, do una bella passata qui col flessibile nei punti dove c'è ancora lo spessore della saldatura per rendere tutto più preciso. Ora che ho messo la prima vite, guardo qua sotto se sono più o meno dritto e posso fissare anche l'altra cerniera. Ed ecco ragazzi che avviene la magia. Non so se si sentirà, comunque questo è il fine corsa che viene schiacciato. Dunque non resta che fare a specchio anche di là. E noi ci vediamo per il prossimo step. Perfetto, ho appena finito di fissare anche il secondo. Sta iniziando ad assumere comunque la forma di qualcosa. Ora voglio aggiungere una piccola chicca per far sì che le ante restano chiuse. Ma prima raddrizzo il tavolo. Per adesso per fissare le cerniere ho utilizzato le autoforanti. Non so se sarà il suo fissaggio definitivo perché forse le salderò. Comunque, vabbè, adesso avanzano fuori, poi ovviamente qui le taglierò a filo oppure metterò vite dado. Poco fa stavo parlando di queste che sono calamite che andranno attaccate una sull'anta e l'altra all'interno per far sì che l'anta resti chiusa. E ora vi faccio vedere come ho intenzione di fissarle. Funzionano in questo modo, semplicemente così. Questa qua è una bella calamita, comunque mi sembra fatto fatica a toglierla. Vediamo di capire dove posizionarla. Venite qui. Direi che come posizione qui è perfetta, anche perché così è vicino al fine corsa. Potrei metterla anche qui in realtà, però preferisco che siano centrali. Per stare più comodo anche con l'avvitatore, starò in centro. E per indovinare la sua posizione giusta, basta che tengo l'anta chiusa e mi segno i due fori. Siccome non ci sto dentro, segno un po' il contorno. Per fissargli l'altro gli faccio comunque un contorno anche a quello. Perfetto, fissato, vediamo. Ok. Se non fosse per le due viti qua che sono da suicidio, però funziona. E magari qui posso mettergli una maniglia, già che devo coprire in qualche modo quella zona qua. Faccio la stessa cosa anche di là e poi facciamo le prove finali. Ed ecco ragazzi la magia. Se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale. Io qui in seguito ti lascio un altro video che potrebbe fare al caso tuo. Se è passato già qualche giorno potrebbe essere uscita una nuova parte. Dunque attento e vattela a guardare. Noi ci becchiamo al prossimo video.